Salve a tutti! Benvenuti alla nostra rubrica Sorsi di cultura per valorizzare i tesori di terra del Vescovado. Oggi parleremo del dipinto con il sacrificio di Isacco di Bortolo Litterini a Carobbio degli Angeli. Nella parrocchia di Carobbio degli Angeli è conservata una magnifica tela di Bortolo Litterini. Il pittore, nato a Venezia nel 1669, figlio del più noto Agostino, fu rappresentante di un'importante famiglia di pittori. Come il padre, è uno dei più interessanti artisti della pittura tenebrosa veneta, con maggiori accenti narrativi e poetici. Il dipinto è firmato Litterini sul blocco di pietra posto sotto la catasta di legno dove c'è il corpo di Isacco. Per la firma bisogna riferirsi alla scritta posta sul retro che recita Bortolo Litterini del 1700. Il dipinto si caratterizza di un linguaggio espressivo deciso, di una maestria nel disegno compositivo certamente maturo. Il dipinto di Carobbio è eseguito quando Bortolo ha 31 anni e ha già lavorato molto, non ultimo per il vescovo Marco Giustiniani in Veneto. Sebbene siano scarse le notizie sull'artista, per la dimenticanza della critica, a discapito del padre Agostino, Bortolo si rivela un artista completo. Si ritrovano nella sua pittura modelli di Tiziano, come il naturalismo e il rapporto tra figure e paesaggio di fondo. Interessante notare nel dipinto di Carobbio la naturalezza e il rigore cristallino con cui descrive l'impetuoso e drammatico movimento dei corpi. La composizione è divisa in due parti. A sinistra Abramo e Isacco, a destra l'angelo in volo. Sempre nella parte destra, in basso, i due servi di Abramo che attendono, con l'asino, il ritorno del padrone. Il paesaggio sullo sfondo si allontana tra colline, montagne e un fiume. Entrambe le scene sono concitate. Abramo sta per sferrare il colpo ferale sul figlio Isacco. È quasi rassegnato ma colto in un movimento delle mani che istintivamente cercano di liberarsi dalle corde. L'angelo arriva in volo al momento giusto e ferma Abramo, che si gira di scatto e lo guarda. Guarda quel gesto dell'angelo che indica verso l'alto, verso il volere di Dio che salva il figlio dell'uomo. La tensione muscolare dei tre personaggi è colta con vibrazione, con elasticità e gestualità imponente. Potrete rivedere questo contributo e tutti gli altri sul nostro sito terredelvescovado.it.